Buongiorno dottor Montinari. Come Direttore, buongiorno e un sta? Come buongiorno a... sta? Come Bene, sta? Bene, che meraviglia, che bene, meraviglia. bene, bene. Posso fare una digressione di natura sociopolitica con lei questa mattina? Prego, come no, alla Allora, hanno grande. chiesto agli italiani, mentre era da Mattarella, Paolo Gentiloni, quelli del Fatto Quotidiano sono andati in giro a chiedere se conoscevano Paolo Gentiloni. Sentite come hanno risposto i cittadini. Sa chi è Paolo Gentiloni? No. Paolo Gentiloni è un esponente di Forza Italia, se non erro. Paolo Gentiloni lei lo vedrebbe come prossimo Presidente del Consiglio? No, lo vedrai come vigile, perché se non mi ricordo male non è quello che ha diminuito il limite di velocità un sacco di anni fa, quindi no, meglio di no, grazie. Paolo Gentiloni lo sappiamo solo dai giornali, giusto così. Ministro degli Esteri, secondo me lo bruciano subito. Verrà attaccato da tutte le parti, quindi bene andare a votare subito, secondo me. Gentiloni? No, non lo so. Lei sa chi è Paolo Gentiloni? No, no, assolutamente no. È stato ministro della giustizia? No. No. Delle comunicazioni e degli esteri? Va bene. Lei lo conosce, Gentiloni? No, 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 no. Come no? Il ministro degli esteri. Conosce lei Paolo Gentiloni? No. Non lo conosco. No. Potrebbe essere il futuro premier. Buon per lui. Mi sembra troppo legato a Renzi che ha fallito. Ministro della Giustizia. Se eventualmente non dovesse accettare il presidente Renzi, potrebbe essere anche l'uomo giusto. Meglio anche rispetto a Renzi, anche per il suo passato da ambientalista. Gentiloni premier, che ne Ecco qui, pensa? insomma, chi lo conosce pochi, chi non lo conosce in tanti, è il nuovo primo ministro italiano, dottor Montinari. Adesso ci aspettiamo la squadra di governo, poi per quello che maggiormente ci riguarda, in considerazione anche della nostra amicizia e collaborazione, vedere chi siederà al Dicastero della Sanità. Vedremo, Vedremo, vedremo. vedremo. C'è molto da dire in campo sanitario, cioè, c'è tutto in realtà abbastanza curiosa perché vengono riproposte persone che hanno fatto una politica molto discutibile anche in campo sanitario. Cioè, mi sembra tutto molto curioso, vedo anche la Puglia, no? Recentemente sono stato in Puglia e ho visto il dissesto sanitario di Taranto con l'incremento di tumori nei bambini molto piccoli, tumori nelle persone più grandi, l'incremento dell'autismo, la sindrome autistica nel Tarantino, grazie anche a un inquinamento pazzesco dovuto all'ILVA, alle acciaierie che ci sono. E tutto questo è stato anche garantito dai governi che hanno governato fino ad oggi, dove c'è stata anche una libertà di azione da parte anche di molti gruppi di sinistra, tipo il vecchio governatore Vendola, fece una politica molto vicina ai proprietari dell'ILVA, non garantendo la messa in sicurezza reale delle acciaierie per quanto riguarda anche i fumi, per quanto riguarda la diossina che invadeva la città tarantina. Oggi si è dimostrato un incremento di tumori sui bambini, sono state trasmissioni molto pesanti che denunciano questo, i pediatri incominciano a ribellarsi a questa realtà, non ci sono finanziamenti per strutture sanitarie locali, mentre si ipotizzavano finanziamenti per le strutture, per le acciaierie, qui c'è una politica abbastanza curiosa, mentre la Puglia cerca di varare una legge che imponga l'obbligo vaccinale per i bambini che non sono stati vaccinati, quindi che non potrebbero così accedere agli asili, un po' seguendo, scimmiottando la legge emiliana che è diventata un po' la portabandiera di questa realtà, ignorando invece le problematiche locali. Qui c'è una contraddizione enorme, un interesse verso un qualcosa che impone un discorso speculativo ma non clinico, ignorando invece la possibilità di intervenire sulla clinica, quindi con l'assistenza delle famiglie che hanno bambini ammalati o familiari ammalati di tumore o di patologie respiratorie o di bambini con problematiche centrali. Insomma, c'è una discordanza di orientamenti.
una sanità che dovrebbe assistere il cittadino, mentre una sanità che fa soltanto gli interessi di chi sta al vertice, oltre confine nazionale, che stabilisce quindi chi deve vivere e chi deve morire. Questo a me non va bene come medico, cioè non è possibile accettare queste realtà. Non c'è un impegno reale per l'assistenza sanitaria sulle zone più depresse. Se lei fa un giro su Taranto, vedrà una città veramente in decadimento, cioè dove attività aziendali hanno lasciato la città, dove le case non sono più vendibili perché nessuno va ad abitare, dove se la gente spazza materiale ferroso, polveri nere dall'interno delle abitazioni, ed è quella roba stessa che viene inalata dalla gente, dai bambini che hanno malattie dell'apparato respiratorio portate alle stelle, come se fossero operai che lavorano nelle miniere, nei cantieri. Insomma, questo è un qualcosa di grave che viene ignorato. Eppure la Puglia è stata governata da anni da un governatore dell'ultrasinistra, quindi che avrebbe dovuto maggiormente tutelare l'ambiente e la sanità del cittadino, ma a quanto pare così non è stato. Cioè, non so chi andrà, quali saranno i ministri di questo nuovo governo. Mi auguro soltanto che ci sia un po' una presa di coscienza sulle reali situazioni dei cittadini, dal punto di vista sanitario in particolare, che sono sempre più vessati da una realtà sanitaria sempre meno utile e assistenziale nei confronti del popolo italiano. Qui è una vergogna vedere gli scioteli visivi di chi dovrebbe invece provvedere alla tutela del cittadino, invece fa soprattutto propaganda per se stesso, per aziende che magari hanno favorito l'ascesa al potere o il mantenimento di uno status symbol, di uno status quo. Questa è una cosa che mi lascia molto perplesso. Mentre in campo sanitario forse sarebbe stata più utile dare qualche notizia per quanto riguarda le nuove ricerche che sono state condotte in America, in Virginia in particolare, sulla sindrome di Rett, su quelle patologie neurologiche che colpiscono il bambino, dove non si sapeva ancora nulla e dove si incomincia invece a sperare, si comincia a documentare che questi bambini che hanno un quadro clinico simile ai bambini con sindrome autistica, però con queste epilessie farmacoresistenti, spesso con delle ipotonie assiali, bambini che non hanno nessun tipo di autonomia, ebbene si è visto che i responsabili sono dei globuli bianchi, sono delle proteine che gestiscono la organizzazione di alcuni globuli bianchi e che rientrano nelle catene dei processi infiammatori. Guardi, è una notizia importante, molto importante, perché questo sta confermando quello che abbiamo scritto e detto da 20 anni a questa parte, che nei processi comportamentali, nella sindrome autistica, in questo grande calderone dell'ASD, come viene chiamato, dove ci si mette un po' tutto quello che compete al disturbo comportamentale, ebbene c'è la componente infiammatoria. C'è l'infiammazione del microcircolo, c'è l'interessamento dei microvasi del cervello, c'è l'interessamento finanche dell'intestino. Fatto sta che hanno anche individuato a livello sperimentale l'interessamento di questi globuli bianchi che sono macrofagi anche a livello peritoneale. Quindi quello che si è sempre detto, parliamo di non scienza, di ciarlatani, di chiacchieroni, di gente che deve essere buttata fuori dal ruolo sanitario, ebbene cominciano le evidenze documentate nella ricerca a confermare tutte le nostre ipotesi che per tanti anni sono state schiacciate e nascoste. C'è l'interessamento della membrana ematoencefalica, c'è l'interessamento delle problematiche intestinali su questi bambini e c'è l'interessamento di alcuni globuli bianchi che stiamo già indagando da alcuni anni e nei quali speriamo di trovare qualche soluzione in più, almeno per alleviare le sorti dei bambini che stiamo seguendo. Allora, la notizia non è ancora ufficiale, ma ci arriva direttamente dai nostri inviati a Palazzo Chigi, già sono in attività dalle 5 che stanno lì al bar di Piazza Colonna. La Lorenzin dovrebbe rimanere al suo posto, questa è la notizia. E vabbè,
sarà ancora il ministro della sanità. Gentiloni, ragazzi, cioè, ha parlato di Gentiloni, il quale disse, tra l'altro faremo risentire questo momento, uno di questi giorni, disse proprio qui ai microfoni di Apertura anni fa, che sostenere la tesi che gli attentati dell'11 di settembre non erano stati compiuti da Al-Qaeda era alla fine più che una bufala, un'infamia. Con tutti i documenti che sono usciti, che hanno confutato la tesi ufficiale fornita dall'allora amministrazione Bush, ma questo è Gentiloni, un paraculo che farà carriera, disse questo Rutelli di lui, tra poker e politica ha sempre preferito il poker, Fabio Martì, cioè si conosce, un catto comunista, il patto Gentiloni del 1913, un comunista dal sangue blu, insomma. Sì, ho letto qualcosa sulla persona, lo conoscevo come politico, non direttamente, anche perché non sono un politico, non frequento le altre sfere, soltanto il popolo che ha bisogno di salute, ma ho tanti dubbi su quello che potrebbero fare. Cioè, non, c'è qualcuno anche che la vuole ministro della salute qui, il grande Bob. Ma il grande ministro della salute non conviene, sottoscritto come ministro della salute non converrebbe a moltissimi. Vabbè, converrebbe a noi, però voglio dire al cittadino, ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. I poteri forti non credo, insomma, molte persone potrebbero proporre le loro dimissioni come direttori generali o come direttori di tanti settori, certo. Quindi non penso che sia una cosa fattibile, conoscendo il mondo politico italiano. Però non si può giocare sulla dipendenza da poteri forti che sono extranazionali. Quindi le dichiarazioni fatte dagli stessi politici che adesso stanno ricoprendo, ricopriranno un'altra volta questo incarico governativo, mi lasciano molto basito, sinceramente. Quindi la perdita della sovranità nazionale con dichiarazioni fatte da Gentiloni, tra l'altro, sì sì. Sì, ho letto cose del genere, mi lasciano molto perplesso, perché l'Italia deve diventare ad ogni costo un terreno, un territorio di commercializzazione, di sperimentazione di qualcun altro. Quindi non dobbiamo più avere la possibilità di pensare, di parlare, di agire, di essere autonomi in tanti settori. Quindi la gente sta ancora, vive ancora con il famoso detto di Guareschi, obbedienza cieca, pronti assoluta, no? Col naso contro le narici. Quindi ciò che dice il vertice, tutti quanti devono acconsentire in silenzio ed obbedire, ma questo non va bene assolutamente. Quando poi vedete anche la stampa, i media, no? Avete visto quello che è successo negli ultimi anni, tutti monotono, quindi tutti quanti con un solo tipo di discorso, tipo di argomento, tutti quanti uniti. L'unico dicastero che non sarebbe stato messo in discussione è proprio quello della Beatrice Lorenzin. E ci sarà qualche motivo pure. Quindi è un ambiente particolare dove io sinceramente da medico avrei gradito in quel dicastero un medico con cui poter dialogare, o almeno una persona che fosse competente anche di quello che avrebbe potuto dire. Cioè, capisco che un ministro riceva dalle mani dei suoi collaboratori le proprie relazioni, quello che dice, o le conferenze o quello che deve firmare, ma se io non comprendo quello che sto firmando, quale responsabilità oggettiva io mi posso assumere nei confronti del popolo italiano? Se io sono un dirigente, prima di firmare devo comprendere ciò che sta scritto. La firma non viene messa così. E quando io parlo in pubblico e faccio confusione tra virus e batteri, tra termini inventati in campo sanitario o un nuovo dizionario medico forgiato in campo parlamentare attuale, insomma, io sarei un po' scettico. Andrei dal non penso che per una polmonite io debba andare dal commercialista a farmi dare la cura, insomma, se ho una polmonite vado dallo specialista, dallo pneumologo o dall'internista per farmi curare, insomma, almeno una persona che comprenda e che sappia ciò che dice e quello che scrive. L'Italia appare che abbia una regola diversa, insomma, dove il titolo di studio non significa assolutamente nulla, la laurea magari è comprata in qualche sottoprodotto straniero, però se a noi italiani piace farci governare da persone così,
sinceramente, ma alzo le mani, non posso dire nulla, non sono nessuno a dirlo, però avrei gradito una figura più spendibile da un punto di vista sanitario, almeno più competente in materia sanitaria. Non dico un medico, ma anche un chimico, un biologo, una persona competente, anche una persona laureata in scienze infermieristiche. Sono molto competenti, c'è una laurea breve molto, molto qualificata, però almeno interloquire con una persona che sappia almeno di quello di cui si sta parlando, insomma, che non sia soltanto un'espressione, certo, di una volontà politica e basta. Il cittadino vuole avere chiarezza, e se fanno questo, chiarezza non ne stanno dando, e non credo più sia il caso di accettare queste persone al governo. Un abbraccio grande, dottor Montinari. Radiofonicamente ci risentiamo lunedì prossimo. Bene, grazie. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie, grazie a lei. Grazie a lei, grazie al dottor Massimo Montinari, che con la sua rubrica medico-scientifica Il fallimento di Ippocrate tornerà lunedì in diretta dalle 8 circa qui su Colors Radio.